Fatti e parole. Fatti e parole. Documenti. 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 Allora, vieni pure Alexis che in questo... abbiamo deciso oggi di fare questa conferenza stampa che ha due caratteristiche. La prima è una conferenza stampa comune tra il presidente del Sinaspismos greco Alexis Tsipras e il sottoscritto di Rifondazione Comunista, e la facciamo insieme perché purtroppo le ricette che vengono applicate in Grecia dal governo Papandreou e in Italia dal governo Berlusconi, imposte dall'Unione Europea, sono le stesse e sono ricette non solo inefficaci ma dannose rispetto alla crisi, perché queste ricette aumentano la recessione, non fanno nulla contro la speculazione e impoveriscono i popoli e i lavoratori. Quindi vogliamo denunciare insieme questo fatto, che la situazione della Grecia rischia di non essere null'altro che la situazione in cui si troverà l'Italia tra qualche mese se continua con queste politiche sbagliate che dicono di voler combattere la speculazione e in realtà combattono i lavoratori. Secondo, siamo qui davanti al Parlamento, non dentro il Parlamento, perché pensiamo che oggi è fuori del palazzo che si trovano le idee, i ragionamenti, gli uomini e le donne che vogliono cambiare le cose, e che invece dentro il palazzo purtroppo non solo la destra ma anche il centro-sinistra propone ricette sbagliate che continuano sulla strada del neoliberismo, di questa liberalizzazione che hanno permesso ai capitali finanziari di fare i loro comodi contro la società, e che queste politiche neoliberiste sono esattamente all'origine della crisi. Quindi una conferenza stampa congiunta, Italia-Grecia, di chi si oppone a queste manovre che stanno peggiorando la crisi nei nostri paesi, e una conferenza stampa fuori dal palazzo, perché purtroppo nel palazzo sono sordi alla necessità di cambiare indirizzo. Darei subito la parola a Alexis per illustrare sia sulla situazione greca sia per domande che abbiate rispetto alla situazione europea. Alexis è anche vicepresidente del Partito della Sinistra Europea, di cui oggi avremo una riunione tra vari segretari di partiti proprio su questo tema della crisi. Ok, let me speak in Greek and c'è la traduzione ovviamente. Okay. Θα ήθελα να απευθυνθώ στους Ιταλούς και στις Ιταλίδες, στους πολίτες Ιταλίας, και να τους πω, αγαπητοί γείτονες, καλωσορίσατε στη ζώνη του Λυκόφωτος. Voglio fare un saluto agli italiani e alle italiane e dirgli benvenuti alla zona della luce del lupo. Il crepuscolo. Τουλάχιστον εσείς έχετε την δυνατότητα να δείτε στη γειτονική σας χώρα, να δείτε τι έγινε στην Ελλάδα, να δείτε τι ακριβώς δεν πρέπει να κάνετε. Avete la possibilità, almeno voi, guardando il vostro paese che vi sta a fianco, vedere cosa non dovete fare, cosa dovete evitare di fare. Έχετε τη δυνατότητα να δείτε εμάς το πειραματόζω και να κατανοήσετε ότι πρέπει τώρα, πριν να είναι πολύ αργά, να εξοργιστείτε, να αντισταθείτε, να τους εμποδίσετε. Avete la possibilità di vedere le vicende nostre, noi, di Cavie, e avete la possibilità attraverso questa esperienza di fare resistenza, di essere incazzati, incavolati e di resistere a queste politiche. Εμείς 1,5 χρόνο τώρα δεχόμαστε μέτρα λιτότητας, μέτρα κοινωνικής διάλυσης και εκποίησης του δημόσιου πλούτου. Με τον εκβιασμό ότι αν δεν πάρουμε αυτά τα μέτρα θα οδηγηθούμε σε χρεοκοπία. Και τώρα συνειδητοποιούν όλοι ότι αυτά τα μέτρα είναι που μας οδηγούν στη χρεοκοπία. Noi da po' di tempo viviamo politiche di rigore con il ricatto che con queste politiche di rigore dobbiamo affrontare una crisi e la fine della nostra economia. Però noi abbiamo il rischio di finire proprio in questa situazione proprio a causa di queste misure di rigore.
ο ελληνικός λαός συνειδητοποίησε την κοροϊδία και ξεσηκώθηκε. Όμως το κακό έχει ήδη συμβεί. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει και στην Ιταλία. Πρέπει να εμποδίσουμε τις κυβερνήσεις μας να οδηγήσουν τους λαούς μας σε ένα πλήρες αδιέξοδο. Πρέπει να εμποδίσουμε τις κυβερνήσεις μας να φορτώσουν όλα τα βάρη στους λαούς με μοναδικό στόχο να σώσουν τους τραπεζίτες και το κεφάλαιο. Il popolo greco ha già compreso questa politica, ha compreso che questa politica è una politica di presa in giro, attraverso la sua lotta ha compreso che deve sviluppare una resistenza contro una politica che praticamente svende la sua ricchezza e mette in discussione le sue sorti. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά διεκδικεί άμεση λύση, πολιτική λύση στο πρόβλημα του χρέους. La sinistra europea rivendica soluzione immediata alla questione del debito, alla crisi del debito. Με διαγραφή μεγάλου μέρους του, με επιλεκτική διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους, με ευρωποίηση ενός άλλου μέρους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με μία πολιτική δημόσιων επενδύσεων με την έκδοση ευρωομολόγου. Con la cancellazione selettiva del debito e con la emissione di titolo di un titolo europeo. Κυρίως όμως απαιτούμε την κρίση να την πληρώσουν όσοι έχουν δισεκατομμύρια στις καταθέσεις τους, εκατομμύρια στις καταθέσεις τους, και όχι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Την κρίση να την πληρώσουν οι τραπεζίτες και το κεφάλαιο και όχι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Noi chiediamo che la crisi deve essere risolta attraverso lo sforzo di chi ha miliardi di depositi e di ricchezza, non i lavoratori. Είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Volete fare delle domande? Mi scalpone stato da... Volevo dire, in Grecia la ricetta di lacrime e sangue è attuata da un governo di sinistra, di centrosinistra che η συνταγή της λιτότητας προωθείται από μια κυβέρνηση της αριστεράς che ha sostanzialmente preso il testimone di un governo di centrodestra. Έχει την κληρονομιά μιας κεντροδεξιάς κυβέρνησης. Μια από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. In Italia c'è un governo di centrodestra che ha in mano, diciamo, la crisi economica in questo momento e tuttavia nel sistema dell'alternanza molti prevedono che sarà il centrosinistra a doversi caricare poi la prossima esperienza di governo e quindi anche, come dire, una cura di lacrime e sangue. Volevo chiedere... In Italia si viene ακριβώς το αντίθετο. Πολλοί εκτιμούν ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση αυτής της κρίσης και των πολιτικών της λιτότητας θα την αναλάβει στο μέλλον μια κυβέρνηση της κέντρο-αριστεράς. Πολλοί λοιπόν ρωτάνε και θέλει να ρωτήσει. Due domande, una per il segretario Ferrero e una per lei. Per il segretario Ferrero, se di questa cura di lacrime e sangue, comunque di un governo di centrosinistra, sarà partecipe. E per lei che consiglio le dà invece a Ferrero in relazione all'esperienza greca, cioè tenetevi lontani, partecipate. Posso un attimo... Η ερώτηση που κάνει είναι η εξής, ότι σε αυτή την πορεία της αντιμετώπισης κρίσης από μια κέντρο αριστερά κυβέρνηση, η αριστερά, η ριζοσπαστική αριστερά στην Ιταλία και απευθύνεται η ερώτηση στο Φεραίρο, θα δώσει στήριξη σε αυτή την προσπάθεια και από τη δική σας την πλευρά, με βάση τη δική σας εμπειρία, τι θα θέλατε να πείτε στον κύριο Φεραίρο σε μια μελλοντική αντιμετώπιση από δυνάμεις της κέντρο αριστεράς αυτής της κρίσης χρέους. Να απαντήσω πρώτα εγώ. Ma io penso che non bisogna mettere il carro davanti ai buoi. Noi stiamo lavorando per cacciare Berlusconi e anche per sconfiggere il berlusconismo. E di questo fa parte anche il cambio radicale di politiche economiche. Noi lavoriamo per definire un profilo diverso di politiche economiche ed è il motivo per cui ad esempio proponiamo di fare le primarie sul programma. Ci piacerebbe sapere se
il popolo del centro-sinistra è a favore della tassa patrimoniale o a favore dei ticket. Io credo che avremo delle sorprese e quindi per quanto ci riguarda noi ci battiamo per la modifica di questo indirizzo. E per adesso siamo in questa fase qui. Come? Della patrimoniale? Non piccola proprietà. Per tassa patrimoniale si intende sopra il milione di euro. Un milione di euro. Sì, però a me sembrate tutti matti. Perché in giro la gente, tutti che non arrivano alla fine del mese, e poi ogni tanto incontri, dice un milione d'euro, dice che vuoi che sia un milione d'euro, a me sembrare matti, nel senso che o la gente non arriva alla fine del mese, o quelli che dicono che un milione d'euro non è nulla, sono i pochi ricchi che ci sono nel paese che vengono a parlare, temo la seconda, quindi. E poi diciamo l'altro punto che volevo sottolineare è che il nodo di contestazione sulla manovra non è solo che toglie ai più deboli e non ai più ricchi, che diciamo è la classica contestazione sulla questione della giustizia sociale, ma anche che in questo modo è recessiva, cioè che fa ridurre diciamo ulteriormente lo sviluppo economico, e terzo, che è la cosa più pesante, che non c'entra nulla con la questione della speculazione, perché per ridurre la speculazione il problema non è ridurre il debito, il problema è impedire alla speculazione di formarsi, ed è per questo che noi proponiamo che la Banca Centrale Europea acquisti direttamente i titoli di Stato sul mercato primario, e cioè che li acquisti quando c'è un'operazione speculativa al tasso di interesse dell'1,5%, che è la cosa che fa la Federal Reserve statunitense ed è il motivo per cui non c'è nessun attacco speculativo al debito statunitense. È la cosa che facevano tutte le banche centrali prima di Maastricht. Secondo, proponiamo di abolire la possibilità di vendere allo scoperto sul mercato azionario. L'Italia credo sia l'unico paese europeo dove si può vendere allo scoperto e il governo non ha fatto nessuna legge contro questo. Per battere la speculazione bisogna fare queste cose, non tagliare la sanità, che non c'entra semplicemente niente. Quindi la contestazione nostra è proprio che non c'entra nulla la motivazione che viene data alla manovra con gli effetti della manovra. Non so se è chiara diciamo la radicalità della, cioè stanno prendendo per il culo gli italiani. Il taglio più socialisteggiante, cioè tipo il prelievo sulle maxi pensioni o anche il bollo sui mezzi di alta cilindrata. Va benissimo, stiamo parlando di cose piuttosto limitate, però vorrei che la cosa che a me premerebbe sottolineare è che il grosso viene tolto in basso, poi c'è qualche misura spot diciamo che dice paghiamo anche gli altri, ma una vera misura sarebbe la tassazione sulle grandi patrimoni e quant'altro. Ma il punto che voglio sottolineare è che non c'è relazione tra l'obiettivo enunciato, la lotta alla speculazione, e la manovra. Perché per lottare contro la speculazione tu devi riregolamentare il mercato finanziario. La speculazione ci può essere perché in questi 20 anni hanno completamente sregolato il mercato finanziario. Ti faccio un esempio. Le banche possono gestire fuori bilancio quanti derivati vogliono. Questo fa sì che le banche con un euro di prestito dei cittadini, invece che poterne investire 10, quanto sarebbe per legge, diciamo, su Basilea 3, ne possono investire 1000, perché il fuori bilancio fanno quello che vogliono. Bisognerebbe fare una legge che impedisce alle banche di gestire i derivati fuori bilancio. Cioè bisogna, per battere la speculazione, è frutto delle politiche di questi 20 anni che hanno tolto regole, e bisogna rimettere le regole, non pestare i pensionati. Questo è il punto, diciamo. Poi qua ti lascio.
dice in cui c'è tutto, dalle proposte europee. Εγώ θα ήθελα να τους υπενθυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντροαριστερά έχει πάρει διαζύγιο από το αριστερό και κοινωνικό της παρελθόν. Voglio ricordare che negli ultimi anni la sinistra, il centro-sinistra ha preso, si è dissociata dal suo passato di sinistra. Στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, οι κυβερνήσεις που έκαναν τη βρώμικη δουλειά, διάλυση του κοινωνικού κράτους, μείωση των μισθών και των συντάξεων, ήταν κυβερνήσεις της κεντροαριστεράς. Non a caso in Grecia, in Spagna, in Portogallo, i governi che hanno smantellato lo Stato sociale sono stati governi che provenivano dal centro-sinistra. Και αυτό δεν είναι παράλογο, διότι οι κυβερνήσεις της κεντροαριστεράς έχουν την τεχνογνωσία να ελέγχουν τις κοινωνικές αντιδράσεις, προτείνοντας ή μάλλον παίζοντας πολλές φορές με τις λέξεις και παρουσιάζοντας τα πράγματα με ένα περιτύλιγμα λίγο διαφορετικό από ότι το περιεχόμενο. Και questo non è insensato, nel senso che il centro-sinistra ha le competenze per poter giocare, capire, comprendere e gestire le varie tendenze che si sviluppano nel tessuto sociale. Στην πραγματικότητα όμως, όπου εφαρμόζονται τέτοια σκληρά μέτρα κοινωνικής διάλυσης, το πολιτικό σύστημα εκρήγνεται και η εμπιστοσύνη των πολιτών χάνεται τελείως από τις παραδοσιακές δυνάμεις. Però nella realtà dei fatti dove si sviluppano politiche di questo genere di distruzione sociale, ha sottolineato, i governi e le forze politiche perdono i loro rapporti con il tessuto sociale, con la società stessa. Αν λοιπόν η ερώτηση είναι τι προτείνουμε στη ριζοσπαστική αριστερά στην Ιταλία, η απάντηση είναι ότι τους προτείνουμε να αγκαλιάσουν τη βάση της κεντροαριστεράς, τον απλό κόσμο που ιστορικά βρίσκεται εκεί και να, να αφήσουν την ηγεσία τους να βρίσκεται στην αγκαλιά του χρηματιστικού κεφαλαίου και της κεντροδεξιάς. Se la domanda che mi fate, che cosa deve fare la sinistra radicale italiana, allora io invito la sinistra radicale italiana di abbandonare la leadership del centro-sinistra e di tornare agli elettori, al popolo, alla base sociale della sinistra per riprendere questa base sociale attraverso a fronte di questi problemi. Siamo molto curiosi in Italia di capire com'è possibile dopo 13 scioperi generali che ancora si vedano masse di lavoratori, di cittadini, insomma, in piazza. Dopo 13 scioperi generali, sì. Come? Ancora si vede parecchia gente in piazza in Grecia. Ma se questo io conosco, ti metto per 13 geniche apergie, nell'Ada ακόμα βλέπουμε λαό στο δρόμο να αγωνίζεται. Τι συμβαίνει στη χώρα σας? Όσο διευρύνεται η φτώχεια, όσο μένουν άνεργοι νέοι, όσο αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό και να εγκαταλείπουν τη χώρα, όσο δεν έχουν να φάνε, θα βρίσκονται στον δρόμο. Τίποτα δεν μπορεί να τους εμποδίσει, διότι δεν έχουν ελπίδα. A prescindere di quanti scioperi, affinché i lavoratori non avranno lavoro, i giovani saranno costretti di abbandonare la Grecia per poter studiare, i poveri saranno più poveri e quel tessuto sociale, quella società, quella gente continuerà a stare sulla strada per rivendicare la soluzione dei loro problemi. Πρέπει να κατανοήσουν καλά τι έχει συμβεί στην Ελλάδα. Δεν είναι ένα απλό πρόγραμμα λιτότητας, είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής διάλυσης. Dovete capire molto bene quello che sta succedendo in Grecia. In Grecia non si tratta solo di un pacchetto lacrime, sangue e di rigore. Si tratta di un disegno di distruzione sociale. Μέσα σε 6 μήνες η επίσημα καταγεγραμμένη ανεργία από 400.000 πήγε στο 1 εκατομμύριο. In 6 mesi i numeri dei disoccupati επίσημοι, ufficiali, chiedo scusa, sono saliti da 400.000 a 1 milione. 120.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο. 120.000
medie e piccole imprese hanno messo il loro lucchetto, hanno abbassato le serrande. Και αυτοί δεν είναι απλά ότι χάνουν το μισθό τους. Έχουν υποθηκευμένα στις τράπεζες τα σπίτια τους και χάνουν και τα σπίτια τους. Questi non perdono solo il loro stipendio, perdono le loro case che hanno come garanzia che hanno messo come garanzia nelle banche, ipotecato nelle banche. Και όλα αυτά γίνανε με την κυβέρνηση να βρίζει το λαό ότι είναι τεμπέληδες, ότι είναι διεφθαρμένοι, ότι αυτοί φταίνε για την κρίση. E tutto questo è successo mentre il governo procedeva in una propaganda dove praticamente bestemmiava contro il suo popolo, definendo il popolo greco popolo che non ha voglia di lavorare, popolo corrotto, popolo che ha la responsabilità di questa situazione. Το συνέστημα του λαού αυτή τη στιγμή είναι οργή. Οργή για το πολιτικό σύστημα, οργή για τις κυβερνήσεις, οργή για τις τράπεζες. Quello che sente questo momento il popolo greco è così dice, è incavolato per il sistema politico, incavolato per la situazione economica, incavolato per le banche, incavolato per quello che sta accadendo. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω, δείτε ακριβώς τι έγινε στο πείραμα της Ελλάδας και αποτρέψτε την κυβέρνησή σας από το να το εφαρμόσει και στην Ιταλία. Εξοργιστείτε πριν να είναι αργά. Per questo sto dicendo, studiate bene, analizzate bene l'esperimento greco, così cominciate in Italia a rispondere e a scendere in piazza prima che sia tardi. Ma qual è il metodo alternativo di soluzione alla crisi rispetto a quello proposto di Papandreou? Από την κρίση χρέους, από την πολιτική της κυβέρνησης Παπανδρέου. Η εναλλακτική στην πολιτική της κυβέρνησης Παπανδρέου. Καταρχάς, αντί να μειώνει τους μισθούς και τις συντάξεις των χαμηλά αμοιβόμενων, να δώσει πίσω αυτές τους κλεμμένους μισθούς και συντάξεις για να κινηθεί η οικονομία. Prima di tutto deve affrontare la questione dei stipendi e delle pensioni. Deve dare possibilità al popolo di continuare a spendere affinché l'economia possa ripartire. E questi stipendi e queste pensioni rubate devono essere restituite al popolo. Και να δώσει και να φορολογήσει επιτέλους τους πλούσιους Έλληνες που έχουν περίπου 600 δισεκατομμύρια ευρώ σε καταθέσεις στην Ελβετία. E deve prima di tutto affrontare un sistema di fiscale diverso per imporre a quei greci che hanno di pagare le tasse che hanno portato nelle banche svizzere al 600 miliardi di euro. Και ταυτόχρονα να κάνει συμμαχίες με τις άλλες χώρες του Νότου προκειμένου να διεκδικήσει μια συνολική πολιτική λύση στο πρόβλημα του χρέους. Nello stesso momento deve creare delle alleanze con gli altri paesi della periferia, del sud dell'Unione Europea per affrontare in maniera globale la crisi del debito. E poi, visto che lei non c'era, credo, prima le lascio. Le proposte contro la speculazione, le proposte... Vorrei fare anche io una domanda, se mi permette. Aspetta, faccio solo la risposta a lui per la cosa. Noi qui abbiamo messo sia le proposte che vanno assunte. Allora, la tesi di fondo è: la crisi economica e finanziaria è frutto di due cose. Una, dei bassi stipendi, che in questi 20 anni è stata la politica in tutti i paesi occidentali, che hanno depresso la domanda interna e quindi fanno sì che ci sia la recessione. Legata a questa e amplificata da questa, la speculazione finanziaria, che ha prodotto una situazione di bolle speculative una dietro l'altra, che quando esplodono producono il disastro delle banche. I governi occidentali in questi 3 anni hanno speso 15.000 miliardi di dollari per salvare le banche private dal fallimento, cioè una cifra pazzesca. Gli stati si sono indebitati proprio perché hanno salvato le banche private, questo in Europa e negli Stati Uniti. Qual è la soluzione? La soluzione per uscire da questa crisi non può essere di abbassare ulteriormente lo Stato sociale, le pensioni e tutto il resto, perché questo la aggrava e non blocca la speculazione. Bisogna alimentare la domanda interna, quindi le cose che diceva Alexis sull'aumento delle pensioni, degli stipendi e sulla redistribuzione del reddito. Noi proponiamo una tassa patrimoniale sui ricchi. Secondo, bisogna impedire alla speculazione di formarsi.
Per non formarsi bisogna 1. Impedire le vendite di titoli allo scoperto. L'Italia è l'unico paese in Europa dove è legale la vendita di titoli allo scoperto, cioè che io posso vendere i titoli dello Stato italiano senza averli in portafoglio, cioè fare un bluff e su questo provocare la paura. Secondo, noi proponiamo che la Banca Centrale Europea acquisti direttamente i titoli di Stato qualora gli Stati siano sottoposti ad attacchi speculativi al tasso di interesse fissato dalla Banca Centrale Europea, cioè all'1,5%. È la stessa cosa che fa la Federal Reserve negli Stati Uniti ed è il motivo per cui gli Stati Uniti non sono soggetti ad attacchi speculativi, che invece si basano su un semplice principio. La Banca Centrale Europea presta i soldi alle banche private all'1,5% e poi le banche private ricattano gli stati facendogli pagare tassi di interesse del 4, del 5, del 6, del 7, dell'8%. Questo è il meccanismo speculativo. Quindi la speculazione non è un fenomeno naturale, viene esattamente in virtù del fatto che la Banca Centrale Europea non fa il suo mestiere, che deve essere quello di acquistare titoli qualora gli stati siano sottoposti a speculazione. Per bloccarla bisogna far quello, non stangare i pensionati. Per questo la manovra non solo è inutile dal punto di vista della speculazione, non fa nulla contro la speculazione, è dannosa perché è recessiva, perché di nuovo taglia, diciamo, la spesa complessiva, taglia lo Stato sociale. Che tipo di collocazione hai in Grecia? E come Rifondazione Comunista. In Grecia tu hai il Partito Socialista del PASOK, diciamo, poi c'è il Sinaspismos e il QQE. Il QQE è il Partito Comunista Greco, è all'opposizione, il Sinaspismos è all'opposizione. Dico è più simile a Rifondazione perché noi siamo nel Partito della Sinistra Europea insieme ai comunisti francesi e altri. I greci sono su una posizione di uscita dall'Europa, il Partito Comunista Greco, stare fuori dall'Europa. Invece noi pensiamo che bisogna stare in Europa, ma che l'Europa deve cambiare politiche economiche radicalmente, perché l'uscita dall'euro oggi non sarebbe una soluzione. Quindi in questo c'è un'identità di indirizzo politico, non c'è solo un'affinità, diciamo, ideologica o sociale, insomma.